agua. Agua que no está clara. Agua que igual se adapta a la necesidad humana. In questo momento di crisi nel mondo è un diritto fondamentale l'acqua. È anche sancito dall'ONU un anno, esattamente un anno fa, il 28 luglio 2010. È un diritto dell'uomo, dell'umanità. Significa che, secondo quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci devono essere a disposizione di ogni essere umano 50 litri al giorno di acqua potabile per tutti i suoi usi. Sta succedendo invece che l'acqua non è un diritto, però diventa una merce per le grandi multinazionali. In ogni parte del mondo si tratta che l'acqua, elemento essenziale per la vita, passa come una merce, vuole diventare una merce, non tanto solo l'acqua come acqua, ma come nella sua gestione, soprattutto per far arrivare alla popolazione l'acqua potabile. Bisogna capire che oltre 1.300.000.000 di persone ad oggi non hanno accesso all'acqua. Allora, 8-7 anni fa è nato in Italia il Forum Nazionale dei Movimenti per l'Acqua. È la riunione praticamente dei comitati territoriali, di associazioni nazionali come ATAC, come dei sindacati nazionali, come anche dei pezzetti della Chiesa. È stato sopportato anche di certi partiti, ma piccolissimi, e poi li abbiamo messi proprio come supporto. Però in realtà il motore vero e proprio del forum sono i comitati locali, che sono presenti su tutti i territori, che si muovono in un modo autonomo e che praticamente fanno la guerra alla privatizzazione dell'acqua in Italia. Questo forum, dopo tutta una serie di azioni come la presentazione di una legge di iniziativa popolare al Parlamento nazionale nel 2007, supportato da oltre 400.000 firme, nell'anno 2011 ha convocato, avendo raccolto più di 1.500.000 di firme, ha convocato, grazie all'intervento anche della Corte Costituzionale, un referendum ponendo due quesiti fondamentali a tutto il popolo italiano. Il primo quesito era: volete che l'acqua sia obbligatoriamente, insieme ad altri servizi pubblici, posti dentro le mani di privati nella loro gestione? Primo quesito. Secondo quesito, l'abrogazione della remunerazione del capitale investito per legge. E anche questo è stato abrogato. Il 12 e 13 giugno 26 milioni di italiani hanno detto no, non vogliamo la privatizzazione dell'acqua, no, non vogliamo che per legge ci sia la remunerazione del capitale investito. Il che vuol dire che il popolo italiano a maggioranza assoluta ha detto no alla privatizzazione dell'acqua, e non solo dell'acqua, ma proprio dei servizi pubblici, perché nella legge 23 bis, abrogata dal referendum, c'erano anche i trasporti, la gestione dei rifiuti. È un fenomeno molto importante che va difeso a livello europeo, questa scelta del popolo italiano, attraverso per esempio delle riunioni come Acqua ATAC, no? Che è una rete degli ATAC europeo contro la privatizzazione dell'acqua, attraverso delle mobilitazioni come la preparazione del forum alternativo di Marsiglia. A Marsiglia nel marzo 2012 si riuniscono tutte le multinazionali dell'acqua nel mondo e convocano tutti i stati e tutti i gestori dell'acqua per dirgli che la loro soluzione, che cos'è? La loro soluzione
è privatizzare l'acqua, perché gli stati non hanno più soldi e non hanno più neanche le capacità tecniche di gestione dell'acqua, il che è assolutamente falso, perché ci sono una quantità incredibile di gestioni in tutto il mondo che avvengono in modo pubblico. E noi stiamo organizzando, attraverso tutta una serie di assemblee preparatorie che si sono svolte a Bruxelles, a Parigi e a Marsiglia, di qui, d'altronde la prossima è a fine settembre a Marsiglia, stiamo organizzando un forum alternativo mondiale dell'acqua, proprio a Marsiglia, proprio in marzo 2012, per contrastare questa idea che il solo modo di gestire l'acqua sia attraverso delle aziende private multinazionali. L'acqua, prima di tutto, l'acqua è vita. Si può vivere senza petrolio, si può vivere senza soldi, si può vivere senza scarpe, non si può vivere senza acqua. È un aspetto fondamentale. Perché l'acqua? Perché l'acqua riguarda anche l'ambiente. Allora, il riscaldamento climatico danno degli effetti talmente assurdi che, per esempio, abbiamo il scioglimento dei ghiacciai. Una città come La Paz è minacciato perché fra 20 anni il ghiacciaio che dà i fiumi, che rifornisce d'acqua tutta la città di svariati milioni di abitanti, fra poco, si calcola 10, 15, massimo 20 anni, non esisterà più quel ghiacciaio. Una città intera non avrà più approvvigionamento di acqua. Siamo in questo momento per coltivare dei pomodori nel Marocco, stiamo attingendo a dei acquiferi fossili, di acqua fossili, dell'acqua che sta lì da milioni di anni e che non possono essere rinnovati. Una volta che quest'acqua sarà completamente succhiata dal terreno, prelevata dal terreno per fare dei pomodori, le coltivazioni dei pomodori che vengono sulle tavole del Nord Europa, dopo, una volta che quest'acqua non ci sarà più, in Nord Africa, nel Marocco, non ci sarà più vita, neanche possibilità di vita. Quindi riguarda anche l'ambiente. L'acqua, perché l'acqua? Riguarda anche la finanza. In questo momento le grandi multinazionali dell'acqua stanno investendo i loro proventi che hanno fatto attraverso l'acqua le borse di tutto il mondo, e ci sta una speculazione. Peter Brabeck proprio quest'anno ha proposto una borsa dell'acqua. Ma come possiamo ridurre l'acqua a una merce di azionista regolato attraverso azioni in borsa internazionale? È una cosa folle, è una cosa veramente folle. Perché l'acqua? Perché l'acqua è un diritto umano, e un diritto umano significa che tutti hanno diritto a accedere, come lo dice anche l'ONU. Però l'acqua è anche la madre dei servizi pubblici, per esempio. Il servizio pubblico può essere la scuola, la sanità, ma anche la distribuzione d'acqua e soprattutto anche del suo trattamento dopo, quando dopo viene ributtato dagli utenti. E questa è la gestione dell'acqua, è un fenomeno importantissimo. Infatti il rovescio della medaglia della gestione pubblica dell'acqua potabile, che cos'è? È l'imbottigliamento nelle sorgenti direttamente dell'acqua attraverso le grandi multinazionali dell'imbottigliamento, come per esempio Nestlé, Coca-Cola, Danone, che stanno operando nel mondo intero per imbottigliare l'acqua e proclamano attraverso le pubblicità, attraverso il denigramento dei servizi pubblici, che l'acqua potabile è l'acqua in bottiglia. L'acqua, perché l'acqua? Perché l'acqua è vita, molto semplicemente, perché riguarda tutti, ognuno ha un rapporto legato con l'acqua, di questo è innegabile.
aigua que no està clara, aigua que igual s'ha adaptat a la necessitat humana, que els interessos de la gran immobiliària